Ciao a tutti. Il Rebbe dice così: bisogna risvegliare un'altra volta, come ho già detto diverse volte, che tutti i rabbini devono pubblicizzare il decreto halachico, che sarebbe dire la legge che è stata decisa, che già scaduti, esauriti tutti i tempi per l'arrivo del Mashiach. Ehi, guarda Teshuvah, come continua le parole, come continua la Gemara, che sono finite tutte le scadenze, e la cosa dipende soltanto in Teshuvah. E dunque il Rebbe dice: riguarda Teshuvah, già hanno fatto Teshuvah, come ha detto il Rebbe precedente diverse volte, che hanno già fatto Teshuvah e hanno già concluso tutti i concetti del servizio divino. Adesso cosa rimane? Rimane soltanto il concetto della redenzione vera e completa in maniera concreta. Continua il Rebbe: non c'è niente più da aspettare, perché abbiamo già concluso tutti i concetti del servizio divino e abbiamo già fatto Teshuvah, e la cosa dipende soltanto che Mashiach stesso arrivi. Quello che hanno detto i nostri saggi, che la cosa dipende soltanto da fare Teshuvah, questo era già tanti anni fa. Però adesso, dopo che abbiamo già fatto Teshuvah, la cosa dipende soltanto che Mashiach arrivi. E tutto quello che c'è bisogno è che Mashiach arrivi in maniera concreta, fino al punto che uno indica col suo dito e dice: questo, ecco Mashiach, il nostro giusto. La cosa principale è che sia così in concreto proprio, che in maniera che uno indica col suo dito e dice: questo, subito, adesso, proprio, come che io ripeto e sottolineo tante volte, che non solo che alla fine la redenzione arriverà, ma la redenzione si trova già davanti alla nostra porta e aspetta che ogni singolo ebreo apra la porta e la tiri dentro la camera. E dunque sta a noi aprire la porta e far entrare la redenzione nella nostra vita quotidiana e accorgerci della redenzione che sta sviluppando davanti ai nostri occhi. Shalom a tutti. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח המועד, אביבה נסתורי ברי משיח. We want משיח now. נוי ווליה משיח עד אסטו. עד מתי? פסטה קולזיליו. ווליה מוסוג את המשיח. שלום עטותי, שבת שלום.